è stato scagionato dalle accuse e riammesso in servizio uno degli ispettori dell'ASL coinvolto nell'indagine su un caso di concussione ai danni di un imprenditore cinese. Resta invece sospeso il collega incastrato da un'intercettazione. Subito dopo la notizia dell'indagine, l'ASL aveva disposto in via cautelare la sospensione dal servizio di entrambi i tecnici indagati. La procura ha poi comunicato che il pubblico ministero Antonio San Germano ha avanzato al GIP richiesta di archiviazione del fascicolo per totale infondatezza dei fatti criminosi ascritti a carico del dipendente. Del resto era emerso fin da subito dalle intercettazioni che il secondo ispettore era stato tirato in ballo dal collega solo per coprirsi le spalle e che risultava del tutto estraneo alla vicenda. Il collega invece aveva chiesto 500 euro all'imprenditore per ridurre l'entità delle sanzioni a seguito di un controllo che aveva fatto emergere irregolarità. Intanto il coordinatore regionale del progetto Lavoro Sicuro Renzo Berti ed i rappresentanti dell'ASL hanno espresso profonda amarezza per i gravi fatti accaduti e manifestato la presa di distanza dal comportamento dell'ispettore infedele che ha colpito emotivamente anche tutti gli altri colleghi. I controlli svolti nell'ambito del progetto, ha detto Berti, non subiranno alcuna interruzione. I tecnici continueranno con determinazione e con la volontà di dimostrare ancora di più l'utilità delle verifiche ispettive.